Giovedì 7 maggio, bentrovati, nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo, come ogni giorno, con il bilancio della Regione Campania sull'emergenza Covid-19. Vediamo tutti i dettagli e quindi i dati, gli ultimi dati. Su 100.000 tamponi, 4.500 sono i positivi in Campania, con una percentuale del 4,5%. Dunque, mentre i contagi giornalieri si avvicinano allo zero, ieri solo 9 i positivi. I deceduti salgono a 376, mentre i guariti a 1.816. Il riparto per provincia vede Napoli a 2.501, provincia di Salerno 664, quella di Avellino 474, segue Caserta 425 e infine Benevento a 186, altri in fase di verifica ASL 282. L'unità di crisi della Regione Campania rende noto che nella giornata di ieri, nell'ambito dei controlli effettuati, sono stati registrati 3.037 viaggiatori provenienti da fuori regione. 9 passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37,5 gradi. In particolare, 326 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido e 10 sono risultati positivi. Per quanto riguarda i tamponi, proprio ieri ne sono stati effettuati 10, nessuno dei quali risultato positivo. 105 persone in aggiunta a quelle dei giorni scorsi hanno comunicato alle ASL di appartenenza il proprio arrivo. Tutte le persone provenienti da fuori Campania, incluse quelle che viaggiavano con auto a noleggio, sono state poste in isolamento domiciliare. Intanto De Luca ha tenuto una riunione con tutti i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere della Campania e con la task force regionale per fare il punto sull'organizzazione della sanità. In particolare sono state affrontate le tematiche legate alla fase 2 e alla definizione quindi di un piano regionale che sia efficace ed adeguato nella prospettiva delle attuali e prossime aperture. Si è discusso innanzitutto di medicina territoriale, di organizzazione strutturale, presidi Covid e nuovi posti letto terapia intensiva, potenziamento del personale, ulteriore aumento degli screening, tamponi e test sierologici. Entro una settimana il piano sarà definito e applicato anche alla luce del costante monitoraggio sanitario in corso, con azioni e interventi che andranno anche oltre i prossimi mesi come programmazione generale. E dai dati regionali ai dati riguardanti il nostro territorio, il Cilento e Vallo di Diano. Vediamo. Nella provincia di Salerno sono nuovamente zero i casi di Covid-19 registrati nella giornata di ieri. Sono stati 518 i tamponi analizzati dai laboratori del Ruggi e di Eboli relativi ai soli residenti nella provincia e sono risultati tutti negativi. Segnali positivi anche dal Vallo di Diano, dove continua lo screening di massa su tutto il territorio. Screening che fino ad ora, su una grande mole di esami, hanno portato a un solo nuovo contagio rilevato a Polla. Nel Cilento la situazione resta stazionaria in attesa della guarigione dei pochi casi rimanenti sul territorio cilentano, ovvero 7 positivi ad Agropoli, 3 a Casalvelino, 1 a Vibonati, Sessa Cilento, Laurino e San Mauro Labbruca. Ci spostiamo adesso su Agropoli, bagni a mare e persone sulle spiagge. Coppola, il sindaco, risponde: se continuerà così, chiuderò il litorale. Nella serata di ieri, deciso intervento del sindaco di Agropoli Adamo Coppola in diretta su Cilento Channel, in cui ha trattato vari argomenti, ma nel quale ha iniziato commentando la presenza di ieri di persone sulle spiagge agropolesi, alcune delle quali sorprese anche a fare il bagno. Queste persone, se continueranno così, mi porteranno a fare un'ordinanza di chiusura delle spiagge, afferma Coppola. Le andrò a chiudere tutte e verrà multato chi ci va. O ci sarà autoregolamentazione o dovrò farlo. Sarà consentito solo a chi fa pesca sportiva, per il resto chiuderò il litorale. L'atteggiamento che ho avuto in questo periodo è stato chiaro, ho dato fiducia ai cittadini, però ho anche detto che interverrò se dovessi notare rischi per la salute pubblica. Qualcuno ha esagerato. Devo far capire che è sbagliato tutto questo, non posso consentirlo. Spero solo che non me lo porterete a fare. In seguito Adamo Coppola resta sul tema mare, intervenendo sulla questione lidi. I proprietari degli stabilimenti balneari sono molto preoccupati perché non c'è conoscenza del territorio italiano.
Milano. Il ministro Franceschini ha parlato di ombrelloni distanti 10 metri nella nostra area. Questo chiuderebbe la possibilità di andare a mare. Mi auguro che la scelta venga delegata alle regioni e non ai ministri. Si era parlato di 5 metri, che sono ragionevoli, ma questo mi sembra eccessivo. Coppola poi ritorna sulla vicenda mascherine, rispondendo nuovamente alle critiche ricevute all'amministrazione. Anche oggi siamo stati attaccati sui social per la distribuzione delle mascherine. Purtroppo, dichiara il sindaco, non vengono capiti i problemi nel consegnarle a 12.000 abitazioni. Abbiamo ritenuto che fosse necessario ridurre i tempi di consegna per far star bene le persone in strada. C'è stata una scelta di distribuzione più veloce. Questa è la modalità più rapida. Oggi abbiamo distribuito mascherine a 2.000 persone, agli sciacalli. Rispondo con i fatti e di spesa zero per questa distribuzione. Nella giornata di oggi, come dichiarato da Adamo Coppola, si lavorerà al progetto di programmazione della chiusura del lungomare San Marco ed anche a un'idea di un'app funzionale al rilancio della città insieme ad un'azienda agropolese. Il sindaco Coppola in chiusura ha parlato di un inasprimento dei controlli una volta terminata la distribuzione delle mascherine, annunciando sanzioni per chiunque venga trovato senza mascherina o a violare le norme di sicurezza vigenti. Infine, in vista della festa della mamma, il primo cittadino ha accolto la richiesta dell'apertura del cimitero anche domenica mattina, con le stesse modalità di accesso e di orari. Rimaniamo sul tema spiagge. Ad Agropoli si sono incontrati i balneari per discutere delle regolamentazioni del post-emergenza e quindi della fase 2. Vediamo tutti i dettagli e quello che è emerso. Nella diretta di ieri su Cilento Channel c'è stato l'intervento di 3 imprenditori balneari agropolesi che hanno parlato della situazione che stanno vivendo dei lidi, ma anche dell'unità che c'è fra di loro in seguito alla creazione della prima associazione unica di questa categoria ad Agropoli. Leopoldo Stromilli del Lido Aurora, nonostante la situazione lascia trasparire ottimismo, conscio della possibilità di ripartire meglio di prima, dichiara: sembra che a giorni dovrebbero arrivare direttive, ma ora siamo al buio e le nostre aziende piangono, sono saltate tutte le ultime festività e l'economia ha grossi problemi. Finalmente ad Agropoli, dichiara Leopoldo, gli operatori balneari si sono riuniti in un'associazione. Hanno aderito tutti con entusiasmo e stiamo elaborando delle proposte. C'è la necessità di spazio. Il comune dovrà mettere a disposizione degli spazi per dare un aiuto alle attività. Quest'anno faremo un servizio sociale. Non ci sarà utile, ma daremo il massimo. Sono ottimista. Vorrei considerare questo come un anno zero per Agropoli e si può avere una svolta con minor clientela, ma con più qualità nell'offerta. Lo stesso pensiero è condiviso anche da Francesco Passaro dell'hotel Residence Serenella, che però parla anche delle difficoltà derivate dal distanziamento previsto. Oggi c'è stata una riunione interessante dalla quale partire e discutere le problematiche delle nostre attività. Se migliora l'offerta turistica, afferma Francesco, aumenta anche la domanda attraverso servizi efficienti. Delle distanze sulla spiaggia si parla di 3-4 metri per nucleo familiare, ma non c'è ancora nulla di certo. Sarà difficile, ma con un po' di senso di responsabilità da parte di tutti si potrà accedere ai lidi, però ci sarà meno spazio di sicuro. Infine è intervenuto Antonio Coppola del Lido Trentova con delle interessanti riflessioni anche sulla possibilità di trovare posti a mare non solo sulla spiaggia. Tutti i proprietari degli stabilimenti sono preoccupati, ma tra di noi c'è stato un confronto importante che può darci una mano. Per la prima volta ad Agropoli andiamo incontro alla costituzione di un'associazione con tutti i balneari. Ci auguriamo che le istituzioni abbiano cura del nostro comparto, particolarmente importante per il turismo. Con le nostre attività mettiamo insieme anche un gran numero di lavoratori stagionali. Vogliamo salvaguardare anche questi posti di lavoro. A seguito delle linee guida che avremo, si potrà rilanciare la nostra offerta turistica. C'è grande volontà di migliorare. Il distanziamento è importante, le nostre spiagge sono meno capienti rispetto alle altre zone e la regione in base a questo prenderà le sue decisioni. Il comune ha la volontà di trovare spazi alternativi in spiaggia anche in posti diversi come l'Arenile e la nostra associazione, conclude Antonio, si vuole mettere a disposizione dell'amministrazione. Bene, adesso ci fermiamo perché c'è la pubblicità, ma rimanete sempre sintonizzati perché torneremo tra pochissimo. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara.
info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo richiede un impegno da parte di tutti noi. Anche la BCC Buccino Comuni Cilentani fa la sua parte, facciamola insieme. Per arginare la diffusione del coronavirus è importante evitare i contatti diretti, distanti ma vicini. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza, l'innovativo servizio che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Scegli la tua filiale, seleziona la data e l'orario a te più utili e prenota. Un operatore ti aggiornerà su tutte le misure messe in campo dalla banca. Recati in banca solo su appuntamento e segui le nuove disposizioni su www.bccbcc.it. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Ci siamo sempre, distanti ma vicini. Io resto a casa. Elysium è il centro polifunzionale che stavi cercando. Piscina semi-olimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Tutte le attività sono situate in un ambiente di nuova costruzione, moderno e pulito, dotato di ampi e comodi spazi. Elysium è un'esperienza completa per tutti gli appassionati di sport e benessere. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. info@elysiumforyou.it, telefono 0974 177 3200. Elysium, il tuo centro benessere. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Incidenti stradali, infortuni sul lavoro, danni causati da negligenza medica o imprudenze. Siamo un team di professionisti capaci di assisterti in ogni circostanza. Offriamo consulenza gratuita, massima discrezione e supporto in ogni fase delle operazioni. Perché l'attenzione al fattore umano è sempre vincente. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno, telefono 0974 17 35 044, sito internet risarcimentitalia.com, Facebook GSA Risarcimenti Italia. Un posto speciale per i tuoi cari, Villa Franca, a Domignano Scalo. Soluzione abitativa per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali. Servizio assistenziale con personale qualificato OSS e OSSS. Ristorazione con rispetto della tabella dietetica approvata dall'ASL. Animazione con programmi mensili di attività occupazionali per migliorare la qualità della vita. Servizio di lavanderia interno. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Telefono 0974 63 61 25. www.villafrancaarl.it. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattini ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, dai teenagers alle taglie forti. Accessori, bigiotteria, pelletteria, portafogli high clip. Profumeria fornitissima delle più grandi firme. Profumi artigianali in esclusiva come Acqua dell'Elba e Cartusia. Creme e prodotti di bellezza, trucco Diego Dalla Palma e Rouge Bézier. Idee regalo. Gruppo Riflessi. Abbigliamento e profumeria, con ampio parcheggio esterno, via Mattine, Agropoli, telefono 0974 83 87 66. Esiste un posto dove fare la spesa è davvero un gioco da ragazzi, dove trovi pane casereccio, pasta fatta in casa, pesce della costa cilentana, carne italiana e frutta di stagione.
Un luogo dove i commessi ti sorridono, sono cordiali, divertenti, prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa, Italia! Quando sei qui con me, questa stanza non ha pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu... Caldo Pellet, la qualità che riscalda la tua vita. Legna a 12 euro al quintale consegnata in comodi bancali, fornitura di legna per camini e stufe, fornitura di legna per pizzerie. Caldo Pellet distribuisce anche pellet di alta qualità. Caldo Pellet lo trovi ad Agropoli, telefono 0974 82 20 13. Apriamo con una bella notizia riguardante il turismo. Il quotidiano britannico The Telegraph ha parlato del Cilento e della costiera amalfitana come posti più belli italiani da visitare. Il quotidiano inglese The Telegraph elogia l'Italia e invita i propri lettori, ad emergenza sanitaria finita, a visitarla, elencando i buoni motivi per i quali scegliere le bellezze italiane, come la costiera amalfitana e il Cilento. Il quotidiano britannico elenca 20 motivi per cui è bene scegliere le bellezze italiane, ma confessa che ce ne sarebbero molti di più. Ci sarebbero 20 dipinti che mi farebbero tornare, 20 ristoranti, 20 panorami, 20 borghi e 20 altre cose in più. Nessun altro paese, spiega l'autore dell'articolo, Tim Jepson, ha tante ricchezze e una combinazione di arte, cultura, cibo, vino, moda, teatro, persone e paesaggi che non ha eguali, neppure una combinazione così efficace di antico e moderno, bello e seducente. Il primo motivo per scegliere l'Italia sono gli italiani. Non si può amare un paese senza amare la sua gente, spiega l'autore. Sappiamo che gli italiani spesso si vedono come toscani, siciliani, veneziani o napoletani, ma sono sempre gli stessi, con una caratteristica in comune: l'apprezzamento per le cose belle della vita. E di belle cose in Italia ce ne sono ovunque. Anche le coste hanno un posto in classifica. Tra i primi Amalfi e le Cinque Terre, tra le più conosciute, ma anche le penisole del Gargano e del Salento, con il loro mare turchese, e il Cilento selvaggio e roccioso, con Acciaroli, Agropoli e Santa Maria di Castellabate. Abbiamo intervistato Luciano Prota per quanto riguarda i fondi destinati ai più deboli, quindi al piano di zona Salerno 8 per le fasce più deboli. È intervenuto in Diretta News. Sentiamo tutti i dettagli. Sono state stanziate dalla Regione Campania risorse finanziarie per l'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità anche autistica in età scolare. Le risorse verranno assegnate agli utenti sulla base degli elenchi comunicati agli ambiti territoriali o dai consorzi. I bonus verranno erogati ai beneficiari direttamente dagli ambiti. Ne abbiamo parlato in diretta televisiva su Cilento Channel con Luciano Prota, sindacalista e responsabile CAF. Il bonus si rivolge alle persone con disabilità non coperte dal fondo, come dicevi, e in favore quindi di persone con disabilità anche non grave, con priorità, attenzione, ai bambini con disabilità in età scolare. Questo è molto importante. Eventualmente, dice il decreto regionale, è anche estensibile ad altre categorie di disabili con ISEE basso. Allora, sicuramente rientrano come prioritariamente questi bambini in età scolare, però che debbano avere, tra l'altro, oltre al riconoscimento dell'invalidità civile al 100%, devono essere portatori di handicap ai sensi della legge 104, articolo 3,3, quindi parliamo di handicap grave. Tuttavia, i fondi stanziati, e poi vedremo in che misura, praticamente dovrebbero ricoprire almeno 51.000 aventi diritto. C'è la possibilità, come lo stesso decreto prevede, di estendere anche ad altre persone con handicap.
La priorità, secondo quanto detto mi dottoressa Caruso, potrebbe essere la seguente, cioè nel senso che rientrerebbero successivamente tutti i titolari di pensione con invalidità civile accompagnamento, sempre con la legge 104, articolo 3,3, poi a scalare articolo 3,1 e poi a scalare ancora gli invalidi civili totali, anche se hanno l'articolo 3,1 e tutti gli invalidi civili che prendono una pensione di invalidità civile. Quindi al momento non è escluso nessuno, tutte queste persone possono fare la domanda. Ovviamente verranno redatti gli elenchi e da questa graduatoria i primi 51.000 entreranno e quindi poi si vedrà chi effettivamente riuscirà a prendere questo bonus. Perché uno dei problemi che potrebbe scaturire per la invalidità della domanda addirittura è proprio l'ISEE, perché l'ISEE deve avere la caratteristica di avere l'ISEE socio-sanitario. E vi spiego perché. Quando una persona richiede l'ISEE, se non chiede esplicitamente l'ISEE per socio-sanitario, l'ISEE è sprovvisto. Quindi ci potrebbero essere molte persone che hanno questo ISEE, sono convinti che vada bene, invece non va bene. Se non hanno l'indicazione precisa che l'ISEE sia ISEE socio-sanitario, la domanda non viene validata, quindi perdono il contributo. Quindi è una cosa molto importante. Chi presenta la domanda si assicura presso i CAF o presso lo sportello, se si recano ai comuni, di accertarsi che l'ISEE sia regolare, altrimenti, ripeto, c'è l'invalidazione della domanda, quindi perderebbero il contributo, inevitabilmente. Mi raccomando alle persone di indicare bene l'IBAN, perché se l'IBAN è sbagliato, ci sono poi dei problemi per l'invio dell'accredito del bonus, quindi poi si succede tutto quello che può succedere, insomma, immaginate. Rettifiche, chiarimenti, insomma, si perderebbe altro tempo per avere questi soldi che servono necessariamente in questo momento di difficoltà. E in diretta news è intervenuto anche lo staff di Villa Franca, la casa di riposo di Omignano Scalo, che è risultata un'azienda virtuosa durante l'emergenza Covid-19. Abbiamo cercato dal primo momento di fronteggiare questa emergenza. Noi già in precedenza avevamo fatto una chiusura perché gli over 65 sono quelli più vulnerabili e che hanno patologie cardiovascolari e respiratorie. Commenta così la situazione attuale presso la casa di riposo Villa Franca a Domignano il dottor Severino, infermiere della struttura. E la situazione adesso, diciamo che è sotto controllo. Non abbiamo nessun positivo all'interno della struttura, nessun asintomatico. Abbiamo cercato comunque di organizzare la struttura in modo che ci sia un piano dedicato appositamente per il Covid-19. Quindi nel caso in cui ci sia soltanto un presente sintomi simili influenzali, tosse o raffreddore, in automatico viene spostato in questo piano. Oppure nel momento in cui ci sia un nuovo ingresso, deve fare comunque una quarantena fiduciaria di 14 giorni. Quindi oltre al Covid-19, come sappiamo, ci sono tante altre patologie che possono comunque toccare i nostri ospiti. Quindi quando sono costretti ad andare in ospedale per dei controlli, al ritorno vengono appunto posizionati in questo piano apposito e vengono utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale per evitare che ci sia appunto la trasmissione. Quindi diciamo che è soltanto una cosa precauzionale, in quanto per fortuna qui nella nostra zona al momento non c'è nessun caso particolare. Ancora una pausa per noi, rimanete sul nostro canale. A tra poco. I benefici per la nostra salute da oggi hanno un nome, Fisiomedica.
specialisti in medicina fisica e riabilitativa, fisioterapia, ortopedica, neurologica, sportiva, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno, per info e prenotazioni 366 20 90 988. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Prenota il veicolo adatto alle tue esigenze. Cilento Rent, ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com. Facebook Cilento Rent Autonoleggio. Telefono 0828 199 98 71. BCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 14 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Pestum, Viale della Repubblica, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto, Pellezzano e Capaccio Pestum Statale 18. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. Da sempre Focus Point fa la differenza perché propone solo lenti di alta qualità. Essilor, Zeiss, Hoya, Rodenstock. Esperti ottici al tuo servizio, occhiali certificati e garantiti, griff delle migliori marche. Riparazione occhiali, pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista, topografia corneale, centro applicazioni, lenti a contatto. Focus Point, via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno, telefono 0974 82 80 49, anche su Facebook e Instagram. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2.000 metri quadrati di showroom e 8.000 metri quadrati di superficie aziendale, ti offre in pronta consegna oltre 100.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti delle migliori marche a prezzi imbattibili. Vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori, consulenza gratuita, assistenza pre e post vendita, possibilità di finanziamenti a tasso zero. Vieni a trovarci! Santo Mauro, materiale per l'edilizia, strada statale 18, Capaccio Scalo, Salerno. Per il tuo benessere psicofisico, studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Presso lo studio si effettuano piani nutrizionali personalizzati, DNA e dieta, valutazione e composizione corporea. Studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, via Giuseppe Verdi 1, Agropoli. Telefono 338 5711 713. Pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Email nutrizionericci@virgilio.it. Con
convergenze. Internet, phone, TV, energie. Bentrovati, siamo in coda al nostro notiziario e adesso la carrellata degli ultimi servizi arrivati in redazione. Screening di massa su tutto il territorio. Dopo i test effettuati a Padula il 24 aprile, tutti i comuni del Vallo di Diano sono ora interessati ad effettuare screening di massa sulla popolazione che opera nei settori maggiormente esposti al rischio contagio. Screening effettuati con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali locali, ma anche controlli e tamponi di massa predisposti dal Dipartimento di Prevenzione e Protezione dell'ASL di Salerno. I sanitari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno da diversi giorni sono presenti sul territorio valdianese per i prelievi sulle categorie maggiormente esposte per l'attività lavorativa esercitata a rischio di contrazione del virus. Sala Consilina è il comune interessato dal maggior numero di test effettuati e su cui si attende con trepidazione l'arrivo degli esiti, essendo anche risultato il comune che durante la fase di piena emergenza Covid è risultato il più colpito, con una settantina circa di casi accertati ed un elevatissimo numero di persone sottoposte a controllo e a quarantena obbligatoria. 1.400 tamponi previsti e di questi ne sono stati prelevati dai sanitari circa 1.200, per i quali si resta ancora in attesa di ricevere gli esiti. Si conoscono invece gli esiti sui tamponi prelevati nei comuni di Caggiano e Sassano, con ottime notizie diffuse direttamente dai primi cittadini Modesto La Mattina e Tommaso Pellegrino, che hanno annunciato come tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo. Tutti negativi anche i tamponi prelevati a Sant'Arsenio. Solo a Polla, tra centinaia e centinaia di tamponi analizzati, tra i quali si attende l'esito anche di ulteriori prelievi effettuati nella serata di ieri, ma su un numero di soggetti limitato, è stato individuato fino a questo momento un soggetto risultato positivo al test Covid. A seguito di questa positività accertata, si è reso necessario effettuare tamponi sui familiari della persona risultata contagiata, per i quali si resta in trepidante attesa sugli esiti. Come sono attesi per la giornata di oggi o al massimo domani i risultati sui 460 tamponi prelevati a Teggiano sabato scorso, e si resta in attesa dei risultati anche a Montesano sulla Marcellana dopo i prelievi di circa 300 tamponi effettuati il 1 maggio. Ma le operazioni di screening di massa non si fermano qui. Ieri i sanitari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sono stati anche a Sanza per l'esecuzione dei test, mentre oggi i sanitari sono a San Rufo per la campagna di screening promossa dal Comune. Giornata di prelievi di tamponi anche a Monte San Giacomo, dove sono stati 122 i test effettuati questa mattina in maniera rapida e senza disagi sulle categorie maggiormente esposte al rischio. Verifiche sui cittadini che vanno di pari passo con altri controlli promossi dal Dipartimento di Prevenzione e Protezione dell'ASL di Salerno, che nella giornata di oggi, avvalendosi sempre del supporto dei sanitari dell'Istituto Zooprofilattico, ha previsto prelievi di tampone anche su 27 soggetti dializzati che usufruiscono delle strutture convenzionate. Prelievi di tamponi sono previsti ancora in diversi altri comuni del Vallo di Diano, tra cui San Pietro Altanagro. Fase 2 di malumori ad Auletta, la cittadina del Basso Tanagro che nel momento acuto dell'emergenza è stata tra le zone rosse della Campania con sindaco e vice sindaco contagiati. Passato il peggio, e ora è il momento di riorganizzare la quotidianità che, dal racconto della gente del posto, si presenta con lunghe file davanti all'ufficio postale non ancora attivo a pieno regime e troppi avvisi circa la raccolta dei rifiuti, con i cittadini che non sanno più cosa consegnare e quando. Oggi era previsto il conferimento di carta e cartone, hanno preso il vetro che io non avevo lasciato fuori dalla porta, così ce l'ho in casa da diverse settimane, racconta una cittadina. Ad Auletta si chiede quindi chiarezza e una più attenta pianificazione. A farsi portavoce dell'insoddisfazione popolare è il capogruppo di Auletta Nova, Antonio Caggiano. Nella fase di emergenza Covid ogni settimana hanno cambiato giorni e modalità di conferimento dei rifiuti, generando la confusione più totale, spiega. Sono stati distribuiti dei calendari informativi e non hanno rispettato il ritiro. La raccolta dell'indifferenziata continua. Era previsto
prevista una volta ogni 15 giorni e dopo la protesta di molti e la nostra segnalazione al segretario comunale, dato il grave disagio che stava provocando ai cittadini, ora si apprestano a cambiare per l'ennesima volta. È di ieri infatti l'avviso pubblico del comune che annunciava per la raccolta rifiuti si ritorna alla normalità. Non penso sia possibile, ha ammesso il vice sindaco Antonio Adesso, conferire l'indifferenziato ogni 15 giorni, quindi ragionando abbiamo reintegrato il vecchio calendario, quello pre-emergenza Covid. Se ci saranno novità per differenziare meglio a beneficio dell'ambiente e delle tasche di tutti noi, lo cambiamo di nuovo. L'altra questione riguarda l'ufficio postale che per evitare assembramenti dovrebbe tornare agli orari ordinari come hanno fatto altri comuni del comprensorio e quanto chiedono i cittadini. Alla nostra richiesta del 22 aprile di apertura full time, spiega il capogruppo di opposizione, il sindaco a mezzo stampa rispose che se avesse voluto avrebbe fatto l'ordinanza per far aprire l'ufficio tutti i giorni. Non lo ha fatto, avrà perso la penna, tuona ironico. Ad oggi è aperto 3 giorni a settimana e con le pensioni in pagamento martedì c'era una coda di circa 30 persone. Chi amministra, conclude Caggiano, deve prendere decisioni chiare e definitive, almeno nel breve periodo, ma deve avere il coraggio di farlo. Bene, questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda le news di oggi. Io vi ricordo l'appuntamento delle ore 16, la diretta con Don Carlo Pisani per la Santa Messa presso la Madonna di Costantinopoli di Agropoli in diretta, e poi alle ore 17 diretta news, il programma contenitore di Cilento Channel che vi terrà compagnia fino alle ore 21. Arrivederci e grazie per averci seguito.